Ma l'Expo sta giungendo al termine dopo 4 giorni intensi, con grande interesse da parte dei visitatori. Qual è il suo giudizio al termine della manifestazione? Ho visto un grande interesse, a parte il primo giorno che ci aveva un pochino lasciati un po' perplessi per la poca affluenza, però dopo sempre di più, è venuta gente, diciamo, siamo molto contenti, soprattutto venerdì e anche oggi vedo che è una buona giornata. Voi avete presentato delle novità o un prodotto particolare? Ma novità? No, più di tanto. Sì, lavoriamo con l'Ixlan che è di per sé un prodotto nelle costruzioni nuovo, abbastanza nuovo, di recente si costruisce con l'Ixlan. Più che altro sistemi costruttivi, sistemi facciata, sistemi cappotto e certificazioni, ecco, perché si lavora poi su questo, per migliorare fondamentalmente la durabilità della casa in legno, che è la cosa più importante oggi, diciamo, oltre alla sismica, oltre al calcolo statico, oltre a determinate cose. Siete attivi nel residenziale oppure anche nella costruzione di edifici pubblici piuttosto che grandi strutture? Ma negli edifici scolastici, anche nel residenziale, la villetta, nell'alberghiero. Quello che manca forse ancora un po' il residenziale a più unità abitative, ecco, questo manca un pochino sul mercato. Diciamo l'imprenditore immobiliare oggi con timore si affaccia a una struttura in legno, è più facile la pubblica amministrazione, questo è sicuro, l'alberghiero per la velocità, costi certi e il privato che vuole vivere una casa insomma più salubre, più simpatica. E l'immobiliarista, diciamo, chiamiamolo così, quello che costruisce per vendere fa un po' fatica.